Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del nostro sommario. È stabile nelle ultime 24 ore il quadro dei ricoveri per coronavirus nelle Marche, 6 quelli in terapia intensiva, solo 2 contagi in provincia di Pesaro Urbino. Una nuova ondata di maltempo in arrivo dal nord Europa raggiungerà l'Italia nelle prossime ore, portando piogge e venti molto forti anche sulle Marche. Investimento mortale alla stazione ferroviaria di Torrette di Ancona, la vittima è un 64enne di Falconara Marittima travolto da un treno regionale. Iniziate a Sant'Orso di Fano i lavori di asfaltature delle strade, serviranno a sistemare il manto dopo gli interventi di ASET per la posa delle tubature. La Darsena Borghese cambia look, pronto un progetto per trasformare l'area monumentale con nuove luci d'effetto, panchine in pietra e una passeggiata romantica. Nelle Marche la vendemmia dell'uva è iniziata con 2 settimane di anticipo, ma per gli esperti l'annata sarà ottima. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Fano TV, benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con il coronavirus, sono 35 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore e comunicati dal GORES, 10 in provincia di Macerata, 7 in quella di Ascoli Piceno, 8 nell'Anconetano, 4 a Fermo, 2 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono diversi contatti in ambito domestico, 3 rientri dall'estero, Romania e Tunisia, e casi riscontrati in ambito scolastico. Resta quasi invariato il quadro dei ricoveri, che passano da 34 a 35, con un degente in più ricoverato a Fermo. Rimangono 6 invece i pazienti in terapia intensiva, 2 ad Ancona, 3 a San Benedetto del Tronto e 1 a Marche Nord. Per contenere il rischio di una seconda ondata di contagi da coronavirus, questa mattina in prefettura a Pesaro si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha deciso di aumentare i controlli su mascherine, le sanzioni e le attività di prevenzione. Verranno intensificate anche le ispezioni nelle aziende per verificare il rispetto delle norme da parte dei dipendenti. Intanto a Roma si terrà domani, dopo il Consiglio dei Ministri, la riunione tra il Governo e le Regioni sulle nuove misure anti-Covid contenute nel decreto legge e nel DPCM e sulla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio. Per l'esecutivo ci saranno i ministri degli affari regionali Francesco Boce e della Salute Roberto Speranza. Cambiamo argomento, la Darsena Borghese è pronta a cambiare look, il Comune di Fano sta lavorando ad un progetto per trasformare l'area monumentale della zona del porto con luci ad effetto, delle panchine in pietra e una passeggiata romantica. Vediamo i particolari nel servizio di Simona Zonghetti. Ha compiuto 400 anni nel 2019, è uno dei luoghi più belli della città e a breve partirà un restyling nell'area che la circonda. Dopo Verona, città dell'amore, e Gradara con il sentiero degli innamorati, anche la Darsena Borghese di Fano avrà la sua passeggiata romantica, un percorso di 450 metri dal monumento al faro del porto. Il progetto è stato affidato dal comune all'architetto Remigio Bursi, intanto i dirigenti del municipio hanno seguito un bando regionale per ottenere, in caso di vittoria, 80.000 euro dei totali 200.000 necessari alla realizzazione dell'opera. Quella è anche una cerniera di collegamento fra il centro storico e il mare. E quindi abbiamo adesso, uscirà il bando per l'affidamento dei lavori del nuovo progetto, che vede una riqualificazione dalla Darsena al ponte, ma è solo la prima parte. Ed ecco il progetto. La prossima settimana verrà pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione. Dopo l'appalto, entro l'anno, inizieranno il restauro delle mura di sostegno, l'installazione di una particolare illuminazione scenica, verranno realizzate delle nuove sedute in pietra lungo la passeggiata e verrà pavimentato il tratto che conduce dal monumento fanese alla ferrovia, eliminando le barriere architettoniche e sistemando anche le scale d'accesso. Inoltre, grazie a un gioco di luci, verrà esaltata la cascata d'acqua della Liscia e su questa parete verranno proiettate delle immagini per rendere ancora più suggestivo questo luogo storico della città.
e c'è un percorso per rendere la città sempre più bella, sempre più attraente. Ovviamente poi in previsione c'è anche la realizzazione di un sottopasso che consenta a piedi di arrivare fino al faro e la sistemazione anche della parte antestante. Questa si realizza grazie anche ad dei fondi europei attraverso il GAC Flag, dove noi abbiamo partecipato, abbiamo avuto un contributo al quale abbiamo aggiunto poi delle risorse dell'amministrazione. Quando termineranno i lavori di riqualificazione? Il tutto deve essere terminato per l'inizio di primavera, ma io penso anche prima, però ecco, stiamo più larghi così non evitiamo di fare brutte figure e di non mantenere le scadenze. C'è stato un investimento mortale oggi pomeriggio alla stazione di Torrette di Ancona. La vittima è un 64enne di Falconara Marittima, travolto dal treno regionale Piacenza-Ancona delle 15:15. Sul posto i carabinieri e la polizia, la Polfer sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'accaduto e verificare se si sia trattato di un incidente oppure di un atto volontario. Diversi treni regionali, le Frecce e gli Intercity che hanno subito ritardi fino a 70 minuti. Adesso parliamo invece del maltempo, perché sulle Marche stanno per tornare pioggia e vento. La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo valida per l'intera giornata di domani, mercoledì 7 ottobre. Nel bollettino si sottolinea come il transito di una saccatura di aria fredda provocherà prima venti sostenuti sud-occidentali, poi rovesci e temporali sparsi con venti forti lungo la costa. Per la prima parte della giornata sono previste raffiche fino a 75 km orari nelle zone collinari, mentre in quelle montane sono previste tempeste con raffiche di vento fino a 100 km orari. Da ieri a Sant'Orso, un quartiere di Fano, sono iniziati i lavori di asfaltatura di alcune strade del quartiere. Sentiamo quali nel servizio di Filippo Pucci. Sono arrivati ieri i primi mezzi per le tanto attese asfaltature da parte di ASET nel quartiere di Sant'Orso a Fano. Dopo i lavori degli scavi delle opere di bonifica all'acquedotto da parte dell'azienda municipalizzata, l'intervento prevede il ripristino non solo della parte stradale interessata dagli scavi, ma in questo caso dall'intera via. In seguito al Covid siamo appunto ripartiti con i lavori di asfaltatura. Questi lavori interesseranno la zona vecchia, diciamo così, di Sant'Orso, tutte le vie traverse di via Galilei, via Bellandra. E questi lavori sono finanziati e fatti dall'ASET, quindi li ringraziamo anche per questo, in seguito a dei lavori sui sottoservizi che hanno appena concluso. Nello specifico, le asfaltature interesseranno via Fermi, via Galvani, via Righi, via Malpighi, via degli Astronauti, via delle Aquile, via Redi, via Guiducci, via Civilotti, via Paciotti, via Savonarola, via Coniugi Curie, via Giangolini e via Sora. I lavori dureranno in questo caso qualche settimana e i costi sono intorno a 130.000 euro. Una volta conclusi i lavori delle asfaltature, partiranno da parte dell'amministrazione comunale altri interventi nel quartiere. Il comune di Fano, quando finiranno questi lavori, asfalterà anche via Soncino, altre vie diciamo del quartiere Sant'Orso. Per quanto riguarda via Bellandra, via Gallirei, non vedrete le asfaltature subito, perché è interessata, queste due vie sono interessate da un altro progetto. Sarà una moderazione del traffico anche in questo caso, come stiamo vedendo e vedremo in via Trave, per appunto mettere in sicurezza i residenti che abitano nella zona, e in seguito a questi interventi poi asfalteremo anche via Bellandra e via Galilei. Una breve di politica: dopo il risultato delle elezioni regionali e comunali adesso è tempo di riflessioni. Oggi è intervenuta Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, che chiede il commissariamento del PD delle Marche da parte del vertice nazionale. La Morani ha definito i risultati elettorali un disastro e una sconfitta senza appello. È evidente, ha precisato la deputata PD, che è stato certificato il fallimento del gruppo dirigente che ha determinato le scelte amministrative degli ultimi 5 anni. Per ripartire occorre ricostruire. Mi auguro, ha concluso la Morani, che chi ha la responsabilità politica faccia il primo passo e presenti le dimissioni.
Alla foce del torrente Arzilla, siamo di nuovo a Fano, i lavori per la nuova vasca di accumulo stanno procedendo a ritmi serrati. Conclusione dell'opera nei primi mesi del 2021, con la funzione totale dell'impianto per la prossima estate. Proseguono senza sosta i lavori alla vasca di accumulo o vasca di prima pioggia alla foce del torrente Arzilla a Fano. Dopo la posa della fondazione in cemento armato in notturna la settimana scorsa, oggi gli operai sono all'opera per concludere i lavori nei tempi stabiliti, come ci tiene a sottolineare il presidente di ASET, Paolo Reginelli. Allora, noi prevediamo che questo impianto debba essere in funzione per la prossima stagione estiva, ok? Per la chiusura dei lavori penso che i primi mesi del 2021 saranno quelli importanti, insomma. Naturalmente il tempo gioca un ruolo molto importante, fino ad oggi non c'è stato nessun genere di limite o di limitazione appunto dovuto alle condizioni atmosferiche, speriamo che possa continuare così. L'interruzione del Covid non c'è stata in nessun modo né fatale né ha provocato grossi problemi, perché abbiamo sostituito quel periodo con il periodo dell'estate nel quale abbiamo lavorato. Probabilmente è stato creato qualche disagio ai cittadini qui residenti qui intorno, però hanno risposto molto bene, con grande senso di responsabilità. Li ringrazio ancora una volta. Poi le squadre che abbiamo sul cantiere sono estremamente operative, quindi le cose stanno andando esattamente come dovevano andare, come l'avevamo previste. La realizzazione della vasca ha ottenuto 493.000 euro di finanziamento dall'Unione Europea e rientra nel progetto Water Care, finalizzato al completo risanamento ambientale del torrente Arzilla e ad una definitiva riqualificazione delle acque di balneazione interessate dal corso d'acqua. L'opera, della portata di 1.600 metri cubi, avrà il compito di convogliare le acque piovane e le acque reflue per evitare che prima finiscano nel torrente Arzilla e poi in mare, provocandone l'inquinamento. Con questo intervento si migliorerà così la balneabilità estiva. Abbiamo realizzato la soletta in cemento armato per uno spessore di 1,20 m e adesso stiamo predisponendo il ferro per le pareti. Poi procederemo con la casseratura e l'ulteriore getto per le pareti e la soletta superiore. Quindi in totale, insomma, poseremo in opera circa 2.200 metri cubi di cemento armato. È periodo questo di vendemmia. Nelle Marche, a dire il vero, è iniziata due settimane prima rispetto al previsto, però c'è chi dice, che soprattutto gli esperti dicono, che questa sarà un'annata con dei vini straordinari. La crisi economica scatenata dalla pandemia da coronavirus non sembra aver determinato eccessivi scossoni alla produzione nazionale. Quest'anno, secondo le stime degli esperti, l'Italia produrrà tra i 46 e i 48 milioni di ettolitri di vino. La vendemmia è una delle fasi più interessanti del processo vitivinicolo. È un'attività faticosa, particolarmente legata alle condizioni atmosferiche, ma che presenta sempre il suo fascino. Grazie alla siccità e alle alte temperature, nelle Marche la vendemmia è iniziata ad agosto, circa due settimane in anticipo rispetto allo scorso anno. A fare il punto è Tommaso Di Sante, presidente provinciale di Coldiretti. Allora, ottime qualità, perché di fatto la quantità penso che sia sulla falsariga dell'anno scorso, però ancora siamo in fase di vendemmia. A livello qualitativo abbiamo buoni, soprattutto per i bianchi, abbiamo buone acidità e a livello di profumi primari ottimi risultati in cantina, è presto dirlo, ancora siamo in fase di fermentazione, però già ci sono degli ottimi sentori. Il Covid ha influito sulla produzione? No, nella nostra zona probabilmente no, in altre zone molto di più, perché l'assunzione di manodopera è chiaro che è stata problematica. Forse nelle nostre zone, causa Covid, c'è stata più domanda di raccoglitori, anche italiani di una certa età, e quindi questo è un segnale magari non positivo, perché di fatto anche in altri settori probabilmente non si sta andando molto bene. E sull'argomento Coldiretti aveva previsto anche dei voucher? Sì, diciamo che in passato avevamo la possibilità di fare assunzioni con i voucher, che è chiaro, quando si parla di sburocratizzazione e di agilità per le imprese, è chiaro che era uno strumento fondamentale che non è stato riproposto dalla parte ministeriale nazionale, e quindi di fatto anche per le assunzioni di una settimana o di tre giorni bisogna fare tutta la pratica e l'iter con costi, visite mediche e quant'altro, quindi con oneri per le imprese.
Siete al lavoro anche in queste ore? Siamo al lavoro anche in queste ore, quindi non si dorme in questi giorni, è una fase fondamentale, stiamo ancora pressando le uve e quindi ci diamo gli in bocca al lupo per poi brindare insieme a un ottimo 2021. Super bonus al 110%, vantaggi e modalità d'uso. È il tema al centro del convegno organizzato dalla BCC di Fano in programma domani dalle 17 al Teatro della Fortuna. Un appuntamento con esperti del settore per fare chiarezza e sfruttare al meglio le opportunità contenute nel decreto rilancio, con particolare riferimento alla cessione del credito collegato alle detrazioni fiscali del 110% previste per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. L'evento di dedicato agli operatori del settore, ma nelle prossime settimane si svolgeranno altri incontri per gli amministratori di condominio e per le famiglie e i privati. Tutte le info nel nostro sito occhiolanotizia.it. E adesso parliamo invece di social network, dell'influenza che hanno soprattutto sui giovani, perché a volte la realtà virtuale può prendere il sopravvento su quella reale. E a questo grande tema di attualità è ispirato, dedicato un cortometraggio realizzato da un gruppo di studenti fanesi. Parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Di cosa stiamo parlando, Claudia? È stato proiettato in anteprima al Cinema Masetti di Fano il cortometraggio La regina dei social, prodotto dalle Aclimark nell'ambito del progetto dedicato alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Abbiamo centrato un progetto sulla prevenzione. Prevenzione all'abuso e prevenzione anche alla dipendenza, perché ci sono anche situazioni che poi vanno verso forme di patologia. Questa va bene. No, è bruttissima, guarda, non t'azzardare a pubblicarla. Ma dai, è brutta, carina. Vuoi farci qualche risata? Ma che qualche risata, dai, che mi rovinate il profilo. Sapete quanto ci ho messo ad arrivare a 5.000 follower? Il corto, girato prima del lockdown, è un'opera del regista bosniaco Ado Asanovic, che racconta uno spaccato della vita delle giovani generazioni che si scontrano con i loro problemi, come quelli di questa giovane ragazza alle prese con una duplice vita, quella tra i suoi amici e quella sui social con i followers. A un certo punto la vita virtuale prende il sopravvento fino a farla sentire in trappola. Ragazzi erano molto entusiasti, praticamente ragazzi erano protagonisti di questo cortometraggio. Non ero solamente io il regista, perché anche loro erano registi insieme a me, erano direttori della fotografia o fonici, perché facevamo tutto insieme dall'inizio. E i protagonisti, tutti non professionisti, sono i giovani dell'oratorio delle Acli e dell'istituto professionale Don Orione di Fano, che prima di cimentarsi nella recitazione hanno partecipato a laboratori formativi dove hanno potuto riflettere sui rischi e sulle opportunità dei social. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il telefono, il cellulare comunque, o i social network, diciamo, pane quotidiano per noi ragazzi, perché alla fine comunque vivi di Instagram, WhatsApp, tutto, anche se a parer mio molto spesso queste cose rovinano, però ormai si vive in questo mondo. Ciao! Ciao a tutti spettatori di Fano TV, questo è il cast della Regina dei Social e vi invitiamo ad andare a guardare il nostro cortometraggio in tutte le sale. Cioè, vedi proprio me? Sì. È bellissimo. Certo, è bellissimo che io ci veda. Ti posso chiedere un favore? Sì. Ci facciamo un selfie? Magari un'altra volta, adesso meglio di no. Ok, allora entriamo, dai, che è tardi. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Vi ricordo che subito dopo di noi ci sarà le previsioni del tempo, la pubblicità e poi uno speciale dedicato all'inaugurazione della ciclovia adriatica a Marotta di Mondolfo. Arrivederci.